Disastro aereo evitato per un soffio all'aeroporto internazionale di Tampa, in Florida, quando un aereo di linea con a bordo 174 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio è stato costretto a una frenata di emergenza durante il decollo a causa dello scoppio di alcuni pneumatici del carrello. Il video dell'incidente mostra uno degli pneumatici posteriori che esplode e inizia a fumare mentre l'aereo accelera sulla pista. L'incidente avvenuto nella mattina di mercoledì 10 luglio ha coinvolto il volo 590 dell'American Airlines diretto all'aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor. L'aereo era partito in orario alle 7:50 ora locale, ma pochi istanti dopo l'inizio della corsa di decollo si è verificato lo scoppio improvviso degli pneumatici. Il pilota ha dovuto effettuare una rapida frenata di emergenza, abortendo il decollo mentre una scia di fumo si alzava dalle ruote. L'aereo si è fermato a pochi metri dalla fine della pista, dove il comandante ha virato a sinistra prima di arrestarsi completamente. Poco dopo i servizi di emergenza sono intervenuti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Una passeggera a bordo ha raccontato: "Tutto andava bene, ci siamo preparati a rullare sulla pista. Abbiamo iniziato a percorrerla a tutta velocità e poi all'improvviso sembrava di essere su una strada sterrata. Poi abbiamo avuto la sensazione di aver preso una grossa buca e infine abbiamo visto fumo e fiamme dal carrello."